Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale. Vi parlo della mia ultima lettura, L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Un libro edizione Einaudi, 16 euro. C'è una prefazione, una postfazione con un ritratto dell'autrice. La prefazione l'ho trovata interessante, per chi vuole approfondire magari risvolti, analisi letterarie, può leggere la postfazione che ho letto per sommi capi. L'ho trovata prolissa, il font poi è molto piccolo, insomma io avrei evitato, sono un po' contrario a prefazioni, postfazioni, per me sono inutili, quindi il libro però è un capolavoro. Ci troviamo in Sicilia, la protagonista si chiama Modesta, una ragazzina perché nasce circa nel 1900 o 1909, insomma su per giù. Ha una sorella con una disabilità, una mamma, diciamo, in estrema povertà siciliana. Viene molestata, può venire da chi, e riparerà in un convento. Lì poi, gradualmente, entrerà nella casa di una nobildonna siciliana, zona di Catania più o meno. Da lì poi, Modesta, si strutturerà in una matrona che vivrà amore libero, rapporti liberi e poi si dedicherà diciamo, a arricchirsi, farà un matrimonio di interesse, avrà moltissimi amanti e amanti, donne, quindi una donna quindi libera, sarà una socialista comunista, aiuterà i socialisti comunisti, vivrà il periodo dell'avvento del fascismo in Sicilia della guerra e del dopoguerra. Modesta ritengo sia una delle figure, almeno che io oggi abbia letto, di maggior spessore di donne all'interno dei romanzi italiani. È un libro che io farei leggere a scuola anche per far capire come ci debba essere anche questo aspetto del mondo femminile da raccontare e andare un po' oltre gli stereotipi, e ritengo questo un romanzo senza tempo che potrà essere letto fra molti anni. È un romanzo che ha una storia editoriale particolare perché il marito, attore e diciamo scrittore, professore Pellegrino, ha con caparbietà portato dopo dei rifiuti a farlo stampare in poche copie, a diffondere all'estero e ci ha portato poi grazie al successo all'estero, ad avere un focus e una riedizione, un successo enorme qui in Italia. In che cosa è un capolavoro? Allora, prima di tutto il registro linguistico che si utilizza è italiano, poi un po' di siciliano, ma si comprende, una miriade di personaggi, moltissimi dialoghi, una caratterizzazione del personaggio di Modesta incredibile, e c'è poi un altro aspetto molto interessante, a volte è Modesta che ci parla in prima persona, invece poi a volte c'è un narratore esterno. Ci sono figure di uomini, donne, bambini, la società, la politica, marxismo, l'anarchia, il fascismo, i tradimenti, gli omicidi, anche perché con Modesta non si può dire un'eroina, è una donna che commette anche azioni turpi, si sposa per interesse, tradisce il marito che è una copertura, ha un bambino con un'altra persona più grande che il padre di una, cioè tutto un giro che all'inizio sembrava un romanzo soft, diciamo, un pochino osé perché si parlava sempre di sesso, ma il che è molto divertente perché interessante, perché poi si sviluppa invece l'approfondimento culturale di poesia, romanzi, voglia di una donna che gli piace, oltre che prende coscienza di sé, che a un certo punto non vuole essere dipendente dal proprio patrimonio, che sceglie anche di non voler entrare in politica, che sceglie la non comodità, che subirà il fio delle proprie scelte. Una donna che amerà donne, amerà uomini, una donna che darà tutto per i propri figli, gli si allontanerà, tornerà, una donna al centro di tutto e che poi alla fine del romanzo ha un'espressione molto da Modesta per quanto riguarda la morte. Sono 500 e passa pagine, e il font fortunatamente è discreto tranne quello della postfazione che secondo me è
assolutamente piccolo, quindi è un libro che io metterei nelle biblioteche di ogni scuola, penso già ci sia nelle biblioteche di ogni scuola, che farei leggere a donne e uomini soprattutto di ogni età, perché è un libro formativo, è un libro che parla di sinistra, ragazzi, un po' di pazienza, di libertà è la sinistra, se no sei conservatore. Liberismo nella destra è un po' un liberismo che va contro, secondo me, le libertà sociali. In questo un libro come L'arte della gioia è proprio esemplificativo di questa tipologia di modo di vivere che io condivido. È un libro che parla di donne, d'amore, di riscatto, di voglia di costruirsi da sopra, di voler sopravvivere e anche nelle azioni turpi che nelle prime pagine subisce e fa modeste, anche in alcuni altri punti lo fa. Però alla fine ci si affeziona a questa donna, le si è vicino e gli si fa dire che è una grandissima donna, però con le sue debolezze, i suoi enormi errori, e ci sono delle frasi e dei momenti in questo libro che io ho come sempre messo poi su Twitter con l'hashtag L'arte della gioia e che mi hanno colpito veramente molto. È stata fatta una serie in più puntate che è andata precedentemente al cinema per regia di Jasmine Trinca, non l'ho vista perché volevo prima leggere il libro, ci ho messo un po' per leggerlo perché all'inizio tra tutti questi amori, questo sesso, ovviamente non spinto, ma questo amare uomini e donne, questa confusione che mi ha scioccato, che sono letture abbastanza scafate, questo mi era un po', mi annoiava un po'. Nel versante politico, dei rapporti, degli intrighi, delle ingiustizie e di quanto accade poi a Modesta e il percorso che lei fa durante la sua vita, perché in realtà si arriva anche alla parte matura della sua vita, cioè penso dai suoi 10 anni ai suoi 65, penso 70 anni, è molto interessante. È un libro che ha avuto una storia, un percorso travagliato, anche se io sinceramente della vita dell'autrice e di quanto dell'autrice sia nel libro mi interessa zero. Di come sia nella vita privata la scrittrice mi interessa zero, io giudico e voglio leggere solo per il libro, non voglio inquinare la mia opinione rispetto a come sia un autore messo simpatico, anche perché se non veramente messo simpatico un autore scrive male. Vi consiglio di leggerlo per avere una visione diversa e di capire anche un modello di donna che negli anni, nei primi del Novecento, esisteva, non una donna sottomessa, ma una donna forte. Una donna che non è che si mascolinizza, è una donna che ha una coscienza diversa. E ci sono alcune riflessioni anche sulle donne che fa Modesta alle figlie e nipoti che è molto interessante, e anche ai figli. Ci sono vari tipi di personaggi che hanno un'impronta diversa anche caratteriale e questo è molto davvero edificante per un libro di questo tipo. Fortunatamente il marito è riuscito a far stampare questo libro e ci è arrivato fino ad oggi perché sennò si sarebbe perso. E la miopia a volte nelle case editrici che però non possono accettare e scoprire tutto, mi sembra anche logico. Quindi a tutti vi consiglio di leggere L'arte della gioia. Che cos'è la gioia e l'arte? Ce lo dice Modesta in queste pagine, e Goliarda Sapienza, di cui forse leggerò altro, anche se forse questo è il suo vertice, voglio un attimo capire le trame dei suoi libri per vedere se mi possono interessare. È un libro davvero che mi fa dare 5 stelle su Goodreads. E che se qualcuno ha letto, sicuramente avrà letto, può commentare qui giù. Il personaggio che mi è piaciuto di più è Mattia, oltre ovviamente Goliarda, e Jacopo, Carlo sono dei personaggi, Carlo Senior e l'altro Carlo, insomma ci sono migliaia di personaggi, Pietro, cioè ce ne sono davvero tanti, José, Timur, Joyce, ce ne sono tanti, 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 Bambolina 1, Bambolina 2, che chiamano, Beatrice. Insomma, è un libro davvero interessante. Un capolavoro. A tutti un saluto. Chi l'ha letto magari può commentarlo qui sotto, mettere un like, un mi piace al video, condividerlo e iscrivervi al mio canale. A tutti un saluto. L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, pubblicato in Audi, tascabile. Costo di 16 euro, sono 500 pagine, più una quarantina di pagine di postfazione. È un libro davvero da leggere. Ciao a tutti.